Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi mi è venuta così per caso la felice idea di fare un daily vlog, quindi partiamo. Allora, avete visto, diciamo, la mia routine mattiniera quando lavoro di pomeriggio. Adesso, dopo aver fatto tutto ciò, l'unica cosa che mi resta da fare, che faccio tutti i giorni, è allenarmi. Ebbene sì, allenamento completato, ragazzi, veramente un dolore per tutto il petto. Oggi ho allenato soltanto petto. Adesso l'unica cosa che mi rimane da fare è diciamo pulire tutta l'area qui del salotto, perché altrimenti la mia ragazza mi uccide. E poi doccia, pranzo e si va a lavoro. Bene, direi che adesso è tutto sistemato, ho tolto tutto, veramente molto molto pulito. La mia ragazza non si può lamentare di nulla, quindi se in caso ve lo dico nei commenti se si è lamentata, perché è giusto che voi sappiate tutto quanto. E niente, adesso prima di andarmi a lavare devo prendermi uno shake di proteine, perché è giusto che sia così. Dopo un grande allenamento ci vuole anche una abbastanza sorta di proteine che fa sì che i tuoi muscoli crescano, giusto? Giusto. Quindi andiamo alla preparazione del mio shake, che praticamente, vediamo se riesco a fare tutto con una mano, ma mi sembra abbastanza impossibile. E allora partiamo dalle mie proteine, pubblicità gratuita, anche perché è Isoway della Biotech. Prendiamo uno shake vuoto, però è meglio che vi poso, perché altrimenti qua va a finire il dose. Ok, allora stavo dicendo, shake vuoto, meglio mettere già direttamente l'acqua. Dopo diciamo prendere un misurino abbastanza pieno di proteine e giù e shakerà. Fatto ciò, ragazzi, vado a farmi una bella doccia e ci rivediamo fra pochi secondi per cucinare, perché poi mi ne chiede a travagliare. Quindi a dopo. Docciato, lavato, allenato, tutto quanto. Adesso si va in cucina e vado a cucinare. Minchia, mi sono messo qua così perché c'è un sole della Madonna, cioè guardate. Wow! Vabbè, dai, vado a cucinare. Se dall'altro lato avevamo luce a mai finire. In cucina abbiamo il lampadaio acceso, il lampadaio, perché non ci arriva un cazzo, la finestra non è che sia di quella, perciò vabbè. Ok, intanto vi faccio vedere, qui siamo a lunedì, c'ho riso integrale 100 grammi, più petto di tacchino 200 grammi e 100 grammi di verdure. Ora, c'ho un problema. Siccome la mia ragazza ha uscito il vitello tutto in una volta, cioè signora quasi mezzo chilo di vitello, mi ha detto, anziché mangiarti il pollo a pranzo, ti mangi direttamente il vitello, così almeno se ne va e non lo dobbiamo buttare. Quindi che faccio? Mi faccio il vitello, tanto c'è panata e tutto, quindi... 5 minutes later. Il mio pranzo è più che pronto, ragazzi. La pasta, il riso lo mangio direttamente dalla pentola, così non sporco altri piatti, visto che li devo pulire io, non ho voglia, e quindi me lo mangio direttamente da qui. E poi le due fettine di vitello, siccome ho 50 grammi di pane, anziché mangiarmi il pane, ho panato direttamente la fettina di vitello e mi mangio questa. Per essere sazio, sono sazio. Adesso normalmente c'è un piccolo detto siciliano che dice panzechina vuole riposo, cioè nel senso che quando sei panzato devi riposarti perché ti viene sonno. Soltanto che il mio stomaco non sa che ora devo andare a fare 8 ore di lavoro. Quindi adesso mi preparo, diciamo, tutto quanto, quello che devo portarmi al lavoro, tolgo tutto il bordello che ho messo qui per pranzare e si va al lavoro. Potessi avere la stessa velocità che ho quando faccio i timelapse, sarebbe qualcosa di stupendo. Io mi immagino Flash che si deve preparare per andare al lavoro. Tutto questo in un secondo, va in fabbrica, monta 500.000 pezzi, se ne va e viene pagato... Boh, vabbè, picciotti, io sto delirando, però immaginate. Direi che è giunta l'ora di andare a lavorare, ragazzi. Purtroppo devo andare anch'io. Perciò si sale in macchina. Ha da circa 3 giorni che non la tocco, quindi probabilmente dovrà riscaldarsi un poco.
E sembra che c'è autunno in macchina mia, cioè ci sono più foglie qua. Non si vedono. Comunque ci sono più foglie in macchina mia che fuori. Approximately 10 hours later. Ho la pausa, 20 minuti più o meno. Sono passate già circa 5 ore dall'inizio del turno lavorativo. Non posso usare il telefono, non posso nemmeno riprendere, diciamo, ciò che faccio qua, perché il telefono è vietato, quindi praticamente vedete soltanto un po' di finestre. Non succede nulla, ma per motivi di spionaggio, credo, non so che cacchio hanno detto. Comunque non si può usare il telefonino dentro il reparto. E siccome fuori c'è un freddo cane, preferisco stare all'interno che all'esterno. Bene ragazzi, ho appena finito di lavorare, sono veramente stanchissimo. Anzi, aspetta che metta anche questa luce, così credo che mi vediate leggermente meglio, almeno sono illuminato da entrambi i lati. E niente, ho appena finito il mio turno lavorativo, sto per andare a casa, credo di cenare con qualcosa di rimasto che ha fatto la mia ragazza, perché non ho intenzione di cucinare. Sono le 22:35, quindi non farò nulla se non cenare appunto con qualcosa e poi andare subito a lavarmi e vado a letto, perché sono veramente stanco. Ragazzi, sono appena arrivato a casa. Devo parlare a bassa voce purtroppo, perché la mia ragazza dorme dall'altra stanza e se parlo forte si sveglia e mi scatta la macchina. Bene ragazzi, appena finito di cenare, ho tolto tutto, quindi la mia ragazza domani non si può nemmeno lamentare. Io vi ringrazio a tutti per aver guardato questo video, è giunto veramente al termine questo daily vlog. Noi ci vediamo alla prossima, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, se non avete lasciato like lasciatelo. Se avete un pensiero o qualcosa scrivetelo giù nella sezione commenti, mi fa veramente piacere, risponderò a tutti, tanto ancora non siete pochi, ma quando diventeranno milioni di commenti poi non so se riuscirò a rispondere, ma per adesso posso rispondere. Noi ci vediamo alla prossima, grazie ancora e ciao!